è finita! Chiudete le valigie, amici! Si va a Berlino, Peppe! Si va a Berlino, Peppe! Andiamo a Berlino! Andiamo a Berlino, Peppe! Oggi siamo qui, mamma mia, con la nostra nazionale, gli azzurri, quelli che oggi fanno cagare, perché non passano neanche i gironi. Tranne uno che Daniele De Rossi. Ma non è Daniele De Rossi, infatti, però. Super Mario Balotelli, il calciatore più forte al mondo. Vabbè, che oggi fanno cagare perché non passano neanche i gironi dei mondiali. No. Però un tempo ci hanno fatto sognare, come avete visto nell'intro. Un tempo. Ci hanno fatto sognare, quindi andiamo subito a presentare la nostra squadra. Oggi, ragazzi, c'è il torneo, perché non l'abbiamo ancora detto. C'è il torneo degli azzurri, come c'era stato quello dei francesi, oggi c'è quello degli azzurri. Speriamo. Andiamo a presentare subito la nostra squadra con un francese con uno che gioca in Francia, che è Sirigu. Poi abbiamo da destra verso sinistra Santon, Chiellini, Barzagli e Sharawi. Aspetta, rifacciamo! Tensilio! Sharawi! Terzino destro! Stavo già andando avanti! Sì, vabbè! Poi a centrocampo il perno! Tanto è uscito davvero altro che un bambino, è uscito Gabbo proprio! Comunque! Gabbo con la macchina che poi ha sputato, sì, pure lui, capito? È uscito Gabbo mentre sputava! Inception, non l'avevo! Comunque, il perno del centrocampo, Daniele De Rossi! Ai loro lati, centrocampo della Juve! Purtroppo. Marchisio e Pirlo! Attaccanti! Attaccanti, partendo dal centro! No! Partendo da sinistra, De Sciglio e il Sharawi. Poi Balotelli. Mamma mia, che chiude bestia. Il laziale Candreva. Allenatore. No. Allenatore nessuno, perché nessuno è degno di allenare questa squadra se non i Granamas. Sì, solo noi. E quindi siamo una squadra fortissimi. Si parte. Quanta gente fantastici. Va bene, vediamo la sua squadra. Intanto, ragazzi, ci sarà una sorpresa dopo, ve la faremo vedere. Ma che cazzo chi è il terzino sinistro? Madonna, che... Non si capisce una minchia. Non si capisce una minchia. Allora, il deficiente, mentre stiamo cosando le squadre, le divise, ha cambiato al volo e ha messo quella rossa mentre io premevo pronto. Un genio, quindi sarà un po'... A genius. Oh. Mamma mia, Sirigu! Mamma mia. Sì. Claudietto, la palla per Balotelli, grande stop, Balotelli, il tiro a rete! Rete! Mamma mia! Super Mario! Balotelli! Esulta sotto la curva! C'è quello. Che poi sono addosso. Caputtana, porca, oh. Porca puttana! E Balotelli! Levati. Porco cane Rossi! Mamma mia! Cioè, abbiamo perso tutta la partita proprio a sto gol, no? Cioè, sotto al 7! Mamma mia! Eppure all'8! Porco Dio, che gol che ha fatto! Male, no! Ma Balotelli! Il tuo idolo, questo è il tuo eroe! Un coglione. Vabbè, patentato! Può capitare a tutti. Finita la partita. Sì, è finita. Finita la partita, cazzo! Si va ai quarti di finale, Beppe! Contro l'Ucraina, no! Eccoci qua, quindi, dai! Questo già fa un po' più forte, sì, questo c'è una bella squadretta. Bella! Buono, balo sul primo. Rigore! Buono, rigore! Buono. Va bene così, arbitro. Onesto! Lo tiro io. E lo sbaglierò! Tanto! Antonio 1-0 Candre E quasi viene la semifinale, Beppe. Pirlo. Pirlo, Pirlo, incredibile. Aeroplanino. Che cazzo fai? Ma tutto bene. Tutto perfetto. Stava a rigore, mi cazzate così. Ho fatto una cosa buona? No, perché non hai fatto niente te. Cioè, non è che gli hai levata. Oh, Candre. Mettila a mezzo. A chi? Balotelli sta qua. Ma stava cosa? Ma guarda quanto è nano. Marchisio. Qui praticamente è successo che non ci siamo accorti che non aveva registrato il PVR. Quindi ci siamo accorti ora, mentre stiamo editando il video. Quindi, ragazzi, non c'è questa partita. Però calcolate che comunque l'abbiamo vinto facilmente, perché l'avversario era andato, cioè stavamo già vincendo, poi l'avversario se n'è andato a metà partita, quindi non c'era un granché da vedere a parte i gol. E niente, andiamo subito alla prossima. Dai. Che squadra c'ha qui? La seconda è la terza partita. No, voglio giocare così. Mettite bene. Candreva. Abbracciami forte, dimmi che non era così la canzone, ma sti cazzi, vieni da me. Candreva non segnerà mai perché ne ha fatti 4 alla partita prima. Fa niente. Mamma mia, no! Perché l'hai presa te? Cazzo. Perché l'hai presa te, porca troia? Pensavo che ce la faceva comunque.
un lunga dei. Mettila. No, vabbè, dai, vabbè, due, c'è pure la cresta, come fa a lisciarla qua la palla? Seconda volta si mette in mezzo al cazzo. È incredibile. Come cazzo è passato? Che culo di merda, guarda! E poi ci sei in cula. E poi. Ma vaffanculo. Codici, porco! Porco duro! Porco! No, vabbè, ma dai! Questo è andato. No, se mi dà la sconfitta mi incazzo, perché tutte le volte che mi sei disconnesso a me. Ok, tutto è pronto. Semifinale. Per correttezza ve lo diciamo. Sì, alla pratica ci ha dato la sconfitta, perché comunque stava perdendo a zero. Se n'è andato, ma a noi ci ha dato la sconfitta. Non si sa per quale motivo, perché di solito a noi, anche quando vinciamo, ci dà la sconfitta e gli altri vincono, gli danno la vittoria. Vabbè, siamo stronzi, quindi abbiamo dovuto rifare dos partidos per ritornare qua in semifinale e portarvi intanto qua a Balotelli, sa che cazzo ha fatto. Quindi ragazzi, se vedete squadre diverse è per quel motivo. Non abbiamo perso, cioè stavamo perdendo ma non abbiamo perso perché la partita non era finita e niente. Signor Bug. No, dai, no, non è vero. Ma chi si è segnato? Non è vero. Non è vero, no. Sirico di testa, fermo. No, 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 l'ha presa il difensore. Perché lagga tutto? Perché devi segnare. Te, no. Perché ti lagga? Perché? Che tiro ha fatto? Che tiro ha fatto? No, no, ma che è la passata? Dai, cazzo. E dai, porca puttana, dai. Ci voleva tanto. Dai, dai, ballo, dai, ballo. Dai, ballo. Sì, cazzo, oh, sì. Mamma mia. Sti cazzi. Giochiamo. Mamma mia, quanto sto godendo. Che cazzo, quando andiamo ai rigori. Guarda che c'è. Sì, no, fuori. No, calcola. Bravo. Se non si possono tirare di voi, perché sono troppo stanchi, però proprio così la presa. Porca troia! Ma dai però! Ma dai, ma che cazzo è? Dai! Mai fatto, non ho mai, cioè non ho mai fatto una rete. Tre rigori di fila. Mai, non mi è mai successo a me, mai, zero proprio. Ma manco due mi è successo a me, ricordate tre. Cioè, vabbè, finisce qua il nostro cammino. Vabbè raga, se vi è piaciuto questo video vi invito a lasciare i like. Oggi li decidete voi, però lasciate un like se vi è piaciuto. Noi ci becchiamo al prossimo video, la prossima rosa sarà quella spagnola a sto punto. No, può essere. Può essere, sempre tutto. Noi ci vediamo al prossimo video e bella. Ciao.